Puntata numero 26 di In and Out, il tuo Grest in onda. Proseguiamo il nostro viaggio ancora per alcuni giorni, anche in questo mese di agosto. Siamo tornati in provincia e diocesi di Padova, precisamente nella parrocchia di Arsego, per conoscere anche il loro Grest, che ha da pochi giorni realizzato un bel murales rappresentativo. Andiamo all'interno del viaggio, a cominciare dall'incontro con le mamme. Eccoci dunque all'interno del Grest di Arsego. Per nostra fortuna, il primo Grest con l'aria condizionata, ed è davvero un sollievo in questa torrida estate 2010. Siamo con il gruppo delle mamme, alcune di quelle all'opera qui al Grest, in particolare Claudia, che è la portavoce. Spiegaci, Claudia, l'organizzazione in generale di questo Grest, un po' i numeri e la scansione della giornata. Allora, i numeri di noi mamme, che appunto ci occupiamo dei laboratori, sono circa di 20-25 mamme che appunto ogni giorno, quindi il lunedì e il mercoledì e il venerdì, ci ritroviamo con i ragazzi e prepariamo con loro dei laboratori. Oggi ad esempio ci occuperemo di laboratorio di cucina. I giorni scorsi abbiamo fatto laboratorio di pittura, laboratorio di oggetti vari, portachiavi, e ogni giorno c'è qualcosa di diverso. Gli orari sono dalle 4 del pomeriggio fino alle 6 e mezza, quindi alle 18:30. Appunto, i ragazzi iniziano la giornata con dei balli, dei bans, dei canti. Poi appunto gli animatori iniziano a fare una scenetta sul tema della giornata, che è appunto in e out. Poi si prosegue con un momento di riflessione, di preghiera, e poi noi mamme siamo pronti appunto a svolgere i laboratori con i ragazzi. I laboratori durano circa un'oretta, così dipende poi dal tipo di laboratorio che c'è ogni giorno. E poi succede che c'è la merenda, ci ritroviamo tutti fuori all'esterno a giocare, e poi come fine, come termine della giornata, c'è il momento di preghiera e di riflessione. Ringraziamo Claudia, siamo con un'altra mamma, Maria Ausilia, con piccola neonata in braccio. A Maria Ausilia chiediamo il ruolo delle mamme dentro questo Grest. Che cosa fate? Allora, le mamme aiutano i ragazzi praticamente in un percorso dei laboratori che, come ha spiegato Claudia, vengono svolti nei vari giorni. Aiutano i ragazzi appunto a incollare, a fare tutto quello che gli animatori avevano programmato, e ovviamente dopo questo hanno il compito di preparare le merende, tutte rigorosamente fatte in casa, che viene fatto verso le 5:30 della sera, perché i ragazzi appunto possano fare una merenda anche a livello genuino. I rapporti con gli animatori più giovani come sono? Come potresti definirli? Credo che i genitori con i ragazzi si siano trovati bene, perché per quello che ne so io c'è stata molta collaborazione sia fra gli animatori che fra i genitori. I ragazzi sono stati divisi in laboratori, un multilaboratorio nel salone dove è stata fatta l'accoglienza è quello di cucina. Siamo insieme a Jessica, che ci spiega un po', non tanto le ricette, che vediamo sono tante e purtroppo non riusciamo ad assaggiare tutto, però un po' anche il senso di questa attività. Allora, questo è stato un Grest multietnico. La storia era una famiglia italiana che andava in giro per il mondo, che girava il mondo e doveva viaggiare in paesi diversi, con tradizioni diverse, con cibi diversi, e abbiamo fatto un Grest con delle attività multietniche, con dei lavoretti che si fanno in giro per il mondo. Abbiamo fatto una cornice, un portachiavi, molte cose che riguardassero anche il mondo, girasse il mondo. E come ultimo laboratorio abbiamo scelto la cucina multietnica, abbiamo scelto di fare diversi cibi di diversi paesi, per così sentire i gusti che girano il mondo. Ma abbiamo voluto anche fare cose italiane, dolcetti italiani, così. Per provare, è la prima volta e speriamo vada bene, è il primo anno che facciamo questa esperienza, speriamo che i bambini si divertino anche.
I laboratori di cucina ci stimolano davvero l'acquolina e l'appetito, ma purtroppo questa volta non possiamo assaggiare nulla perché i ragazzi stanno ancora preparando. Passiamo allora all'angolo laboratori, quelli manuali, di abilità manuali, insieme a Nicolas che ci presenta i lavori già conclusi. Allora, qui abbiamo vari laboratori che abbiamo fatto nelle settimane precedenti, ad esempio le cornici etniche e i portachiavi etnici, creati con vari materiali di riciclo, di seconda mano, come pelle, cartone e alcuni oggetti che i bambini hanno portato da casa, ad esempio queste conchiglie. Dopo abbiamo creato appunto questi cammelli, poiché il cammello era il simbolo del Grest di quest'anno, creati con giornali, polistirolo, eccetera, insomma. Infine abbiamo creato questi totem, creati con cartone, giornali e tempere, poiché il riciclo era un simbolo del Grest di quest'anno. Abbiamo davanti un copione. Per un copione vuol dire che c'è uno spettacolo o addirittura un musical in preparazione. Siamo con Serena che ci racconta questo laboratorio. Allora, gli anni scorsi abbiamo sempre fatto la corrida, quest'anno abbiamo voluto cambiare, abbiamo fatto il musical, si è pensato che il musical più adatto fosse Grease e niente, quindi è da tre settimane ormai che ci lavoriamo, domani è l'ultima sera e abbiamo lo spettacolo, speriamo che tutto vada bene. Dopo un'estate passata insieme al mare, per Danny e Sandy è tempo di tornare a scuola. Lei deve tornare in Australia e la paura di non rivedersi più sale. È stata un'estate bellissima, ma ora che è finita, finirà tutto anche fra di noi? No, baby, questo è solo l'inizio. Danny, non sapendolo, aveva già letto il futuro. Infatti, pochi giorni dopo, iniziò la scuola. Ehi, dove sei stato tutta l'estate? Chi siete? Mia madre? Ho lavorato, ho fatto una cosa di cui voi non conoscete neanche l'esistenza. Ecco Danny! Hai conosciuto qualche ragazza nuova laggiù? Le solite, quelle che vi siete fatti tutti quanti. Ehi Danny, cosa hai fatto tutta l'estate? Sono stato giù alla spiaggia, ho conosciuto una ragazza nuova, è stato fortissimo. Ovviamente il recital di Grease ha bisogno di attori, ma ha bisogno anche di ballerini e della musica. Siamo con i due gruppi che fanno il ballo, in particolare con Bogdan, uno dei ballerini. Bogdan, come ti sei trovato a ballare su queste musiche? È stato bello e emozionante. Avevi mai ballato prima o è stata la prima volta? No, facevamo anche le recite a scuola. Qual è la cosa che ti piace di più di ballare? Perché è bello ballare? Non lo so, così per passare il tempo. Della scuola. Salve ragazze, questo è Sandy. Loro sono Jen, Marty e Rizzo. Si è appena trasferita da Sydney, in Australia. Come vanno le cose laggiù? Bene, grazie. Cosa hai fatto quest'estate, Sandy? Sono stata sempre al mare e ho conosciuto ragazze. Aspetta, hai trascinato le tue grazie al mare solo per un ragazzo? Beh, è un tipo speciale. È un genere che non esiste. È stato così romantico. Chiudiamo la puntata numero 26 di In and Out, il tuo Grest in onda. Torniamo domani con gli stessi orari, mezzogiorno e 10 su Blu Radio Veneto, alle 20.50 su Telechiara e poi come sempre sul nostro canale YouTube. Saremo vicino al mare questa volta, nella prossima puntata saremo ad Eraclea. Intanto da Arsego un grande saluto. Ciao!